Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video sono entrato nella villa, ho aggirato Nonna Oscura perché non potevo ancora combatterla e ho recuperato il modello originale Zero dello Yo-Kai Watch. Quindi ora ci tocca andare qua sotto e beh, sconfiggere Nonna Oscura una volta per tutte. Ehi ragazzi! E là, è bello vedervi sani e salvi. Oh, quindi questo significa che... Proprio così, guardate qua. Ecco a voi lo Yo-Kai Watch Origine Zero. Origine Zero, hai detto? Fantastico, amico. Non ci avrei mai fatta senza di voi, ragazzi. Grazie mille a tutti. A quanto pare il nostro piano ha funzionato davvero, avete visto? E voi che dite di Nonna Oscura? L'avete incontrata? Sì, più volte siamo riusciti a sfuggirle e a nasconderci, ma purtroppo Whisper non è riuscito a fare lo stesso. Che cosa, quale dei due? Ecco. Entrambi a dire il vero. Cosa? Ha rapito tutti e due? Com'è potuto succedere? Beh, stavano litigando come al solito quando è comparsa Nonna Oscura e... Che sciocchi. Mica lo si impareranno mai a chiudere becco. Già, hai ragione. Spero che stiano bene. Siamo sicuri che The Whisper siano da qualche parte in questa sala. Se vogliamo salvarli, dobbiamo sconfiggere prima Nonna Oscura. In tal caso, lasciate combattere anche me a vostro fianco, ragazzi. So di non essere ancora a vostro livello, ma voglio comunque tentare. Jack. Io sono d'accordo. Un aiuto in più non potrà che farci bene. Voi che dite? Sì, giusto. Bene, Jack. Lotterai con noi allora. Va bene, prometto che non vi deluderò. Ok. Metto Felinian, ma giusto per provarlo, perché ho visto che G-Banyan è più forte, quindi non mi conviene molto. Potrei anche livellare, a dire il vero, con gli yokai che ci sono qui attorno, ma... Vorrei davvero andare avanti con la storia. Devo andare... No, devo andare qua dentro, sì. Bene, ci siamo. Oh no, i due Whisper. Ah, Whisper! Secondo voi sono morti? Oh no, erano così giovani. Ed erano due così bravi valletti. Non saranno mai dimenticati. Ma non sono morti perché sennò sarebbero ascesi. Bell'urlo. Eccola qua, finalmente la incontriamo faccia a faccia. Sarà dura? Nonna Oscura vuole lottare, io veramente farei anche a meno. Ah, siamo anche con Jack? Ok. Buono. Buono ma non troppo. Oddio, i danni non sono proprio malvagi quelli che stiamo facendo. Mi piacciono, mi piacciono. Ok. Oh! Non ho capito, non ci sto capendo niente, oh! Non ho capito che è successo! Bene! Sì, quella era l'abilità di Summer. Ah, non ha preso G-Banyan che ha fatto il bravo. Vabbè, è un disastro sta lotta. Cioè, è un disastro nel senso, è più confusionario delle altre. Vai, Tree! Grande Tree. Mamma mia. Oddio! Certo che far cadere una statua addosso è una tattica che potrebbe effettivamente rivelarsi efficace. Wow! Chi è? Dov'è? Ah, sta sempre qui. Mamma mia. Vai Jack, vai, falle male. Oddio, si è girata l'ultimo, si è girata. Ferinian, vai, tocca a te. Tri stava davvero messo male, Tri. Melma! Allora, oggetti. Ah, è finita però. Vabbè, ne prendo uno giusto tanto per... Io, colpo finale! Oddio, io colpo finale, ho detto.
Ma non era finita? Ma sarà finita la salute? Ok, no, no, girati, dov'è? Mamma mia! No, ragazzi, non riesco mai a mirarla, sta cacchio di sfera. Zatelli mira, ma non... Senti, to. Niente, se n'è andata? No, è che non riesco mai a mirarla. Neanche ci provo, ma non ce la faccio. Niente, non... Non va. Cioè, so come prenderla, ma non me la mira. Boh. Ci ho avuto prova a prenderla, ma niente. E non la mira proprio. Dà un fastidio. Vabbè. Comunque sia, non è importante prenderla. Può dare magari un po' di esperienza extra, un po' di oggetti. Ti può ricaricare le energie, Max, ma finisce lì. Whisper, vi abbiamo vendicati. Eccola qua. Tra l'altro lei l'ho anche trovata nella slot che è con l'anima. Salve. Che cosa? Come ha fatto a rimpicciolersi così tanto? Credo che sia questa la vera forma di nonno oscura. Caspita, è davvero minuscola. Non me l'aspettavo, sinceramente. Ehi, tu! Non ti permettere più di entrare senza permesso in casa mia. Calmati, amico. Ascoltiamo piuttosto quello che ha da dirci. Ha ragione. Ma non è vero, non ha ragione, Jack. Cioè, ti entra una pazza dentro casa con un coltello che ti vuole uccidere. Ti pare normale? Ora non sembra più malvagia come prima. Grazie, assorta, grazie. Oh, voi... d'accordo. Ascolterò anch'io la sua storia. Ma non è colpa sua sicuramente, è colpa di Demon Gufo o di Abil Guerriero o di Shuten Doji, uno dei tre. C'è qualcosa che devi dirci oppure no? Ti ascoltiamo. Va bene, io sono Kimononna e proteggo lo Yokai Watch Origine Zero. Ma oggi mi sono distratta un attimo per riposare. Ero così stanca. Quando mi sono svegliata l'orologio era scomparso. Che disastro. Ecco perché non abbiamo avuto problemi a uscire dalla stanza. A quel punto mi sono trasformata per spaventarmi e riprenderlo. Cioè... Non ha senso, nonna. Cioè, tu sai che questa è casa di Alistair, no? Perché dovresti spaventarmi in casa mia? E poi, tutto il tempo che ha girato, non è riuscita a entrare nella stanza di Alistair perché non c'era la chiave. Un calcio la sfondi. Ora capisco perché la villa era infestata da tutti quegli yokai. Ma perché ti occupi proprio tu di proteggere l'origine zero? Se uno yokai watch cade nelle mani sbagliate potrebbe causare molti danni. È vero, ne avevo sentito parlare anch'io tempo fa. Quindi questo orologio nasconde una grande potenza, ho capito bene? Beh, sembra che adesso l'origine zero abbia un nuovo proprietario. Cosa dici sul serio? Ora che l'orologio ha scelto te, il mio compito qui è terminato. Stai dicendo che posso tenerlo davvero? Certo, l'origine zero ha scelto di proteggere te d'ora in avanti. Neanche in squadra. Bene, finalmente la villa sembra essere tornata alla normalità. Già, ma i due Whisper sono... A volte erano seccanti, ma sono sicura che sentiremo la loro mancanza. So con la vita, Link. Whisper ti sarà sicuramente guardando da lassù. Già. Ah, erano davvero due bravi ragazzi. Ma li hai sentiti? Non si sono accorti che siamo letteralmente dietro di loro? Ormai non mi stupisco più di niente, amico. Tutto questo non sarebbe successo se tu non fossi mai esistito. Che cosa? Non vorrei dare colpa a me, spero. Ho deciso. Quando tornerò nel mio mondo, seppellirò Whisper. Link. Sì, credo che sia la cosa migliore da fare. Ti aiuterò. Hai sentito anche tu? Sbaglio o vogliono seppellirci? Se ho sentito, l'ho sentito prima di te. Dobbiamo scappare subito. Non puoi seppellire un fantasma. Al massimo puoi esorcizzarlo. Forse. Non so, i fantasmi in teoria non esistono. In teoria. In pratica. Ah, dai, sti due. Cioè, indisturbati alla luce del sole. Non pensavo che avrei trovato una cosa simile anche nel mondo umano. Sì, avete ragione. Questo è uno dei leggendari portali dei mondi. Tuttavia, mi chiedo, per quale motivo è apparso proprio qui?
Credo che questa domanda resterà senza risposta per un bel po'. Ma ora sappiamo che quei ragazzini si trovano in un altro mondo, adesso. Quegli umani hanno anche imparato ad usare i portali. Però non è educato tenersi tutto il divertimento per sé. Bene, detective yokai. È tempo di giocare un po' insieme. Vuole aprire i portali ed entrare nel mondo degli umani. Per dominarli, soggiogare gli umani e piegarli al suo volere? Non lo sapremo mai. Ah, te l'ho già detto, Whisper. Sono contento che tu sia vivo. Sicuro? A tuo discorso prima non mi sembrava proprio. Ha ragione. Io sono sicuro che Summer sapesse già tutto fin dall'inizio, o sbaglio? Ah, oh, certo. Non fate così, gente. L'importante ora è essere tutti insieme di nuovo. Giusto, anche se devo dire di essermi un po' annoiato oggi. Ma cosa? Oh, davvero? Devo forse ricordarti che ci ha fatto scoprire l'anno oscura? Ehi, ti sei già dimenticato che non sono stato io, niente? Ma litigano sempre in questo modo? In ogni caso, ora abbiamo l'orologio. Torniamo al portale sul ponte. È vero. Secondo te riusciremo ad aprirlo, Alistair? Lo scopriremo solo provandoci. Forza, non perdiamo tempo. Andiamo. Ecco il portale. Signorina, buongiorno. Se ne vada, grazie. Non si può assistere a quello che stiamo per fare. Però neanche una moneta slot c'ho ora. Peccato. Avevo voglia di fare una bella slottata. Bene, ci siamo. Ora tocca a te, Jack. Ma perché non succede niente? Non può non funzionare. Riprova, amico. L'orologio non è ancora al livello necessario per aprire il portale. Cosa? In che senso? A quanto pare l'origine zero ha bisogno di ancora più potenza. Quindi non possiamo ancora aprire il portale? Al momento no, ma lasciate fare a me, ecco. Lo fa salire a rango D probabilmente. Wow, l'orologio stava brillando. E ora sento di avere più potere. Riprova adesso, Jack. Sì. Dai, ora ce la fai. La catena è scomparsa, ce l'ho fatta? Direi proprio di sì. I miei complimenti. Fantastico, amico, ora possiamo finalmente tornare a casa. Ah, per un attimo ho pensato che fossimo spacciati. Già, se non ci fossi riuscito avremmo dovuto trovare un altro modo. Beh, grazie di cuore, Jack. È stato davvero gentile ad aiutarci con questo portale. Bene, direi che il mio lavoro qui è finito, di nuovo. Buona fortuna, ragazzi. Addio. Tutto è bene, quel che finisce è bene. E ora di corsa verso il presente. Bene, è il momento di far ritorno a casa. Grazie ancora di tutto, ragazzi. Sono io a dovervi ringraziare, amici. Ci avete dato una grossa mano. È bello avere amici su cui contare, vero? E ora che cosa farete? Avete già deciso? Sì, credo che torneremo alla ricerca di quello yokai mangia anime. Ma ora so che potrò contare su tanti yokai buoni, a differenza di quello. Fate attenzione, mi raccomando. E chiamateci se avete bisogno. Certo, lo faremo sicuramente. Questo non è un addio, vero? Ci incontreremo di nuovo? Tranquilla, grazie a questo portale possiamo tornare qui quando vogliamo. Oh, hai ragione. Allora, ci vediamo presto, ragazzi. Quando ci incontreremo di nuovo sarò diventato un grande guerriero. Ben detto, Susanoo. Già adesso non vedo l'ora. Beh, Susanoo è un grande guerriero, effettivamente. Bene, allora noi andiamo. A presto, ragazzi. Se non sbaglio, qui c'è un'altra missione però da fare. Se ne sono andati. È stato bello collaborare con loro. Ho imparato tanto. Sagge parole, Alistair. Ora è tempo di allenarsi con lo Yokai Watch. Esatto. In questo modo salveremo sia mia sorella che tua madre. Sì, dobbiamo continuare così. Contate anche su di me. Non possiamo deludere gli altri. E c'è anche un film con Jack protagonista e gli altri due ragazzi, ovviamente, che si chiama Yokai Watch Forever Friends. E sarebbe è carino da quello che ho letto. Quindi sarebbe carino guardarlo. E sarebbe anche giusto per capire meglio la storia di Jack e di come ha incontrato Nekomata. Perché
lo incontra diversamente su Yokai Watch Forever Friends per causa di tempistiche. Ma va bene uguale. E siamo tornati alla vita di tutti i giorni. Ehi, Link, non sarà stato già abbastanza in camera per oggi? Potremmo andare a far visita agli altri, che ne pensi? Il fatto è che vorrei rilassarmi un po' ora che sono finalmente a casa. Non posso darti torto. Forse dovrei riposarmi anch'io oggi. Salve. Il rapporto di che urgente! Urlo. Luna, che cosa ci fai qui? Non ci resta il tuo servizio? Scusa per l'irruzione improvvisa. Nessun problema, ma smetti di urlare, ti prego. Non posso, è una questione della massima importanza. Immaginatevi voi se urlassero tutti in questa maniera quando c'è qualcosa di urgente. Stanno comparendo gli yokai sempre più potenti in tutta la città. E questo è un problema mio? A quanto pare sì. E finisce il capitolo, immagino. Oh, sì, infatti. Finisce il capitolo. Ad ogni modo, amici, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yokai Watch 4. Nonna Oscura è stata facile da sconfiggere. Pensavo fosse più difficile, sapete, poi con quel coltello in mano. Ad ogni modo, nel prossimo capitolo vedremo cosa ci aspetta in città, visto che ci sono tutti quanti questi yokai incredibili e arrabbiatissimi. Inoltre, in descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.